Analisi della situazione finanziaria personale. Chi sei? Cosa fai? E dove sei? Ciao a tutti amiche e amici, sono Alessio Serio e vi do il benvenuto in Finanza Personale for Dummies, dove imparerete ad analizzare e gestire le vostre finanze ed infine a risparmiare. Vi chiedo da subito di iscrivervi al canale e di attivare gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni. Inoltre, la cosa a cui tengo particolarmente è che voi commentiate sia questo video, ma che mi contattate anche su Telegram per darmi i vostri consigli sull'esposizione e sui contenuti che vo vorreste che io trattassi in futuro. Chi sei? Cosa fai e dove sei? Questa è la base di partenza dell'analisi finanziaria personale. Non è un percorso facile, è una fase molto delicata e vi assicuro che non tutti sanno dove si trovano e quale sia la propria situazione finanziaria, dove si trovano dal punto di vista finanziario. Ma è importante rispondere ad alcune domande per capirlo. Innanzitutto bisogna capire la vostra situazione familiare. Avete dei figli? Siete sposati? Siete divorziati? Convivete? Vivete con i genitori? Avete i genitori di cui vi occupate, ma comunque avete una famiglia, avete dei figli? Insomma, tutto questo concorre alla vostra situazione economica, perché più siete in famiglia, ovviamente, più impegni economici avete. I figli richiedono tantissimi soldi da spendere, sia per la scuola, per l'istruzione, ma per tutto, per il cibo, insomma. È importante conoscere la propria situazione familiare dal punto di vista economico. Oltre a questo, è importante conoscere la situazione patrimoniale, ovvero la casa è di proprietà, avete un mutuo, possedete un'azienda, avete un portafoglio di investimenti. Detenete liquidità, i vostri beni materiali durevoli, che so, l'oro, l'argento, insomma, tutto quello che possedete, anche questo fa parte della vostra situazione finanziaria. Un immobile, anche se sembra che non faccia reddito, in realtà fa parte del vostro reddito, perché in dichiarazione, ad esempio, va dichiarato. L'ISEE viene influenzato dall'immobile posseduto. Viene abbattuto dal mutuo che pagate, se lo pagate, ma se l'immobile è di proprietà, sicuramente l'ISEE lieviterà. Conoscere la vostra situazione lavorativa, il vostro reddito, quanto guadagnate durante l'anno? Avrete delle prospettive di carriera? Sapete quando questo potrà accadere? Potete scalare e diventare dirigenti? Per farlo potete fare qualcosa, prendere un titolo di studio, fare dei concorsi, insomma. Anche questo è importante nella pianificazione perché definire dove sei adesso e quello che potresti avere sicuramente ti permette di fare delle scelte strategiche che ti permetteranno anche di raggiungere determinati obiettivi. Inoltre, la situazione assicurativa. Avete delle coperture assicurative sanitarie? Una polizza temporanea causa morte? Siete coperti in caso succeda una cosa estrema, quindi magari morite? Il mutuo, la banca, avete un'assicurazione per coprire il mutuo? Qualcosa va ai vostri figli, alla vostra famiglia? Questa è una parte fondamentale, questa è una parte che vi permette sicuramente di dormire serenamente. Perché? Perché se io sto con l'angoscia di sapere che se qualsiasi cosa mi succeda, se un giorno mi prendono di petto per strada e resto sulla sedia a rotelle, può capitare. Sono cose che capitano a tante persone, può capitare anche a noi. A quel punto, avrò di che sostentare la mia famiglia? Ci sarà un fondo, un qualcosa, un'assicurazione che pagherà determinate spese per me, anche le mie spese mediche, per esempio? Oppure ho una polizza per la previdenza complementare? Ho fatto qualcosa del genere? Ho fatto i miei calcoli? So quanto orientativamente potrò prendere di pensione, cosa che non possiamo sapere vista la situazione della previdenza in Italia, che è sempre più carente, è sempre più in dubbio in futuro se esisterà o meno. Insomma, anche questo fa parte dell'analisi finanziaria personale. Le polizze assicurative sono una parte fondamentale, forse la cosa a cui bisogna pensare tra le altre, prima delle altre. Inoltre, la situazione che desideri, quali sono i tuoi obiettivi, dove vuoi arrivare? Vuoi comprare casa se non ce l'hai, quindi ti serve accumulare il più possibile? Vuoi comprarti una macchina nuova?
da qui a 5 anni? Vuoi garantire un'istruzione ai tuoi figli di primo ordine? Vuoi andartene in pensione prima? Perché questo è un obiettivo che molti hanno. Esatto, questo ti permette di pianificare al meglio tutto quello che ti servirà per raggiungere questi obiettivi o altri. L'analisi, come ho detto, è la parte più importante del percorso, la parte dalla quale si inizia, ma non solo, la parte che si ripete periodicamente. Si può ripetere ogni 6 mesi oppure ogni anno, a seconda della propria situazione. Definiti questi dati, è l'inizio di una precisa comprensione di ciò che si fa, di ciò che si è e di dove si vuole andare. Questi obiettivi sono fondamentali da stabilire, perché così potremo decidere come attuare le nostre scelte. Per ridurre gli sprechi oppure per creare un risparmio maggiore rispetto a quello che già creiamo, oppure se non riusciamo a crearlo, ad iniziare a farlo. Il percorso dedicato all'analisi è solo all'inizio. Questo è un breve questionario che potete fare per capire dove siete adesso. Però ce ne sono tanti altri da fare, ci saranno altri file da compilare che vi fornirò. Però fatto questo, vi assicuro che è un inizio che vi farà capire tante cose. Se il contenuto di questo video vi è piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare gli aggiornamenti e soprattutto di inviarmi dei messaggi su Telegram per capire cosa fare per migliorare. Da Finanza Personale for Dummies è tutto e al prossimo passo verso una gestione più consapevole del vostro denaro. Ciao a tutti!